Ciao, sono Elia, ho 22 anni e studio interior design. Nel mondo del design mi ha introdotto la mia insegnante di design delle superiori, portandomi sul campo ogni anno al Salone del Mobile o fuori salone a vedere oggetti architettura di design. L'ambito che mi interessa particolarmente al di fuori del design è l'arte in generale, ma nello specifico il fashion, in quanto la mia coinquilina studiando fashion design è fonte per me di ispirazione, con reference, mood board e soprattutto materiali che io molto spesso riporto nei miei progetti. Ne traggo ispirazione portandoli appunto nei miei progetti con reference, mood board e materiali. Nel mondo del design, in particolar modo, mi interessa molto Sabine Marcelis, una product designer di Rotterdam. Invece per quanto riguarda dei brand, Antolini per quanto riguarda i marmi e Antonio Lupi per quanto riguarda i sanitari. Il progetto, prodotto che trovo particolarmente interessante è Why Light di Sabine Marcelis, che è una lampada. Troviamo il neon contrapposto al materiale che sarebbe il basamento in vetroresina e grazie alla luce del neon la vetroresina prende delle colorazioni molto particolari e interessanti. Nella progettazione mi incuriosisce un po' tutto, dallo step iniziale quando mi viene dato il brief, all'anima, al corpo del progetto, passando dai software 3D AutoCAD fino ad arrivare allo step finale della realizzazione del prodotto o del progetto di interni. L'oggetto ben progettato che utilizzo di solito è il rubinetto, nello specifico il miscelatore, che secondo me è un oggetto sottovalutato in quanto è molto semplice e anche molto intuitivo. Nei prossimi anni immagino un arredamento sempre più minimal, sempre più essenziale, con linee molto pulite. I negozi di arredamento fra 5 anni li immagino sempre appunto molto essenziali e dove le persone entrando possano trovare un consulente e non appunto un semplice commesso che faccia fare il giro dello showroom. Il lavoro del designer fra 10 anni secondo me sarà molto complicato soprattutto affermarsi, in quanto penso che il mondo del design attualmente sia molto saturo e per arrivare a migliorare la vita delle persone in maniera ottimale si deve raggiungere e proporre sempre cose innovative e soprattutto rischiare. Come mi diceva sempre la mia insegnante delle superiori, dobbiamo gettarci dall'aereo in corsa. Per me il design è innovazione e potrebbe essere un piccolo sketch che facciamo la sera all'usare AutoCAD fino ad arrivare al Duomo di Firenze, per esempio. Però sta sempre negli occhi di chi guarda un oggetto o un'architettura trovare quel design, perché se si guarda un oggetto e non si vede nulla, sta proprio a noi vederci qualcosa. Grazie mille. Grazie a voi.